continuiamo il nostro giro che ci porterà alla Fontana Luminosa. Stiamo attraversando ancora il centro storico, il corso, e come vedete il nostro bus elettrico si dirigerà ora alla Fontana Luminosa. Ci avviciniamo però a Maurizio Michilli a questo punto per parlare anche con lui di questa importante innovazione. Innanzitutto, questa sperimentazione di cui ci parlava anche l'assessore Mannetti è una bella idea per le feste che probabilmente poi verrà estesa. È un bel servizio. Beh, sicuramente è un bel servizio che continuerà perché nel corso dell'anno 2019 arriveranno ulteriori autobus elettrici che faranno il servizio per la città. Per cui questo è un servizio che diciamo che è sperimentale per queste feste natalizie. Il parco macchine verrà incrementato ancora nel corso dell'anno nuovo. Ecco, l'obiettivo è dotare la città di diversi mezzi di questo tipo. Allora, il parco macchine dell'azienda verrà sicuramente ristrutturato, perché abbiamo comunque delle macchine abbastanza vecchie, quindi c'è necessità, e l'assessore Mannetti ne è promotrice, di ulteriori macchine elettriche e anche dell'innovazione tecnologica di cui ha bisogno l'azienda. È un bel giro anche per riassaporare, insomma, un po' la bellezza del centro storico, questa, al di là di poi del servizio utile che si fa per i cittadini. Ma certo, sicuramente, non parcheggiare la macchina in centro e comunque venirci senza dover trovare parcheggio e magari arrabbiarsi perché non si trova è una cosa molto positiva. Un modo anche per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, che negli ultimi anni ha visto, insomma, una flessione, i cittadini sono sempre un po' più pigri, vogliono prendere la macchina, invece è bene incentivare l'uso dei mezzi pubblici anche in un'ottica di futuro per la città dell'Aquila e di un centro pedonale, speriamo. Assolutamente sì, come ha detto l'assessore precedentemente, attraverso il piano urbano del traffico è necessario delimitare delle zone in cui non sarà più possibile sia andare con i mezzi propri, e quindi è necessario utilizzare il mezzo pubblico. Naturalmente noi abbiamo una serie di progetti per incentivare l'uso del mezzo pubblico, che conoscerete nell'anno 2019. Stiamo attraversando il centro, come dicevamo, arriviamo a Via Castello e poi arriverà anche alla Fontana Luminosa, che sarà la prossima fermata, come vedete attraverso le immagini del nostro operatore.